Allora, noi la volta scorsa, buonasera, abbiamo detto che il tema di fondo di questo cosiddetto discorso del Dio di Gesù è la Chiesa. Quindi in queste parole di Gesù che noi stiamo studiando ci sta tutto tranne che la Dio. Gesù insiste proprio molto sul significato della Chiesa. Che cosa è la Chiesa? Che significa essere Chiesa? Proprio perché veramente la Chiesa è la vicaria di Gesù Cristo. Se noi per vicario di Gesù Cristo intendiamo una persona tutto che ha una missione particolare, quale quella di essere il segno dell'unità della Chiesa, il servizio del governo della Chiesa, e allora il vicario di Cristo è il Papa. Ma se per vicario intendiamo una persona, cioè una realtà che nella storia fa quello che Gesù Cristo ha fatto, allora il vicario di Cristo è della Chiesa, non del Papa. E Gesù sta cercando di far capire questo con due suoi discepoli. Anzitutto da un segno, che è proprio di un segno ecclesiale per eccellenza, cioè il segno eucaristico, non pensare in Papa, l'Eucaristia forma la Chiesa fa la sua Eucaristia. E poi tutto quello che fa la Chiesa, tutto quello che dice in quella sala è rivolto proprio a questo fatto. Che significa essere la Chiesa? E naturalmente parla della sua mediazione, parla dell'amore di Dio, parla della venuta dello Spirito e così, ma tutto, lo stesso dono dello Spirito e della verità è finalizzato all'essere la Chiesa. E la volta scorsa io mi sono dimenticato di dire una cosa, perché Gesù dice: verrà il Padre e vi amerà. Quindi se voi credete in me, se voi mi seguite, se voi mi ascoltate, se voi siete disponibili ad essere Chiesa, il Padre mio verrà e vi amerà. Ma perché Dio tu prima non ci ama da un momento in cui noi cominciamo a credere, cominciamo ad essere obbedienti, come devo dire, ad essere Chiesa? Prima non ci amava. Non c'è altro. Lui si ama. Ma poi dice il Padre verrà e vi amerà. Perché vi amerà collettivamente e non singolarmente? Vi amerà proprio in questo senso tutto qui. Vi darà tutti i mezzi perché voi possiate essere Chiesa. Ed è il tema della lezione di questa sera. Infatti non è questione di amore personale, individuale, perché a quel livello lì è sempre Dio che ci ama per primo, lo dice chiaramente Giovanni nella sua prima lettera, quando al capitolo 4, dove al capitolo 4 scrive: carissimi, amiamoci l'un l'altro perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Colui che non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E l'amore di Dio verso di noi si è manifestato in questo, nell'avere il Padre mandato il suo Figlio unigenito affinché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. E tale amore consiste in questo: non siamo noi che abbiamo amato Dio, ma è Dio che ci ha amato e ha mandato il suo Figlio, eccetera, eccetera. Quindi vedete, a livello personale, Dio ci ama da sempre. Poi, quando noi accettiamo Gesù Cristo, quest'amore si tinge di una sfumatura a dono particolare, che è proprio il cui contenuto è proprio quello che diremo nel dono di questa sera. E allora, anzitutto, leggiamoci questo. Gesù sta parlando e a un certo punto interviene l'apostolo Giuda, che dice: gli dice Giuda, non Iscariote, Signore, come va che tu ti manifesti a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, quello che vi dicevo prima, e verremo a lui e dimoreremo in lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che avete ascoltato non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sto ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, il Padre vi manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi farà ricordare tutto quello che io vi ho detto. Allora, primo problema: Giuda interviene, e sicuramente questo è fatto storico,
personale sta rilasciando continuamente, quindi interviene Piero, poi interviene Tommaso, poi interviene Filippo, poi interviene Giuda, non mi sarebbe Giuda per lei, buonasera, e gli pone questa domanda, dice, ovviamente perché a noi tutti i manifesti e tutto cosa e non a noi, perché vi manifesti a noi e non al mondo? Gesù sta parlando della sua resurrezione e quindi sta parlando che una volta risorto si manifesterà in lui le famose apparizioni. Ed effettivamente le apparizioni, quando poi ci arriveremo a parlarne, vedremo che sono riservate solo esclusivamente ai credenti. Appare prima alle donne, prima alla Maddalena, poi alle altre donne, poi ad alcuni discepoli, sempre quelli di Emmaus, poi appare a Pietro e a Giovanni, poi appare a tutti quanti gli apostoli insieme, poi appare a 500 persone in una sola volta e finalmente appare a Paolo. E questo fatto, naturalmente Giuda, quando fa la domanda, non è che possa avere questi fatti, Giuda ha capito grosso modo che Gesù Cristo veramente il Messia, questo Messia è uno che sta in un intimo, in un rapporto del tutto particolare con Dio, per cui questo Messia si manifesterà in un modo eclatante. Questo è quello che Giuda. Però perché gli pone questa domanda? Anzi, per due motivi. Anzitutto, se Dio, noi abbiamo letto all'inizio del Vangelo di Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio. Quindi Dio è uno che ama tutti indistintamente. E li ama prima ancora che venga Gesù, quindi prima ancora che ci sia la fede, prima ancora che ci sia la conversione. Quindi se Dio, il Padre, ama tutti gli uomini e manda suo figlio per tutti quanti gli uomini, se suo figlio una volta che viene, ricordate per Marco, mai l'ho spiegato la volta scorsa, viene per tutti quanti gli uomini, tant'è vero che abbiamo letto diverse lezioni fa che egli amò i suoi fino alla fine e spiegava i suoi non sono i cristiani ma sono tutti quanti gli uomini. Allora se Dio ama tuo padre ama tutti gli uomini, se Dio figlio ama tutti quanti gli uomini, se Dio Spirito Santo è nel mondo, cioè è su tutte quante le realtà create, anche se poi sono i cristiani che hanno dei mezzi particolari per poterlo riconoscere, ma lo Spirito Santo è su tutti. Allora, se quindi la pienezza di Dio, Padre, Figlio e Spirito, è per tutti, perché nel momento fondante del cristianesimo, che è quello della resurrezione, è il momento centrale, è il momento clou, è il momento qualificante, non c'è nient'altro che qualifichi il cristiano se non la fede nella resurrezione di Gesù Cristo, perché proprio in questo momento dove Gesù si manifesta solo ai credenti e non agli altri? Questa è è la prima domanda. La seconda domanda è questa qui. Giuda è in ebreo e chiaramente ha conosciuto Gesù. Sicuramente crede che Gesù è il Messia, ma lo crede nei termini in cui credevano i suoi correligionari, come si credeva con i tempi, e quella loro fede in effetti era fondata sulla scrittura. Se per esempio prendiamo il libro del profeta Isaia al capitolo 49, leggiamo così: udite o isole nel linguaggio biblico sono i pagani, sono i popoli pagani, udite o isole, state attenti popoli lontani sono i gentili. Il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, dalle viscere di mia madre ha ricordato il mio nome. Fece della mia bocca una spada tagliente e mi custodì sotto l'ombra della sua mano. Fece di me una freccia acuta e mi nascose nel suo turcasso e mi disse, tu sei il mio servo, in te sarò glorificato. Ecco, io ti ho posto a luce delle genti e per portare la mia salvezza fino agli ultimi confini. Allora, 800 anni prima di Cristo, Isaia dà questa icona. C'è questo personaggio a cui Dio parla e dice tu sei mio figlio, tu sei la luce delle nazioni. Gli ebrei, sempre, tutti i teologi ebrei, da sempre hanno visto in questa figura il Messia. Cioè questo brano è un brano messianico.
E allora quando la scrittura, quando Isaia parla del Messia, ne parla di uno che si manifesta a tutte le isole, si manifesta ai popoli lontani, si manifesta a tutti quanti. Perché non viene il Messia, che è Gesù, e si manifesta ad un solo? Quindi la domanda di Giuda non è un prurito, la domanda di Giuda ha delle fondamenta teologiche ben precise. Non ho capito che, cioè, che ci chiedi tu adesso? Ne hai capito che, no, chiedo, nel senso che quello che chiede Giuda, cioè Giuda chiede a Gesù: perché tu ti manifesti solo a noi, ti manifesterai solo a noi e non al mondo intero, quando la scrittura dice che il Messia si deve manifestare al mondo intero? E la scrittura veramente dice così? È chiaro la domanda? Perché loro magari avevano fatto, essendo stati con Gesù, avevano fatto una sorta di preparazione, quindi potevano accogliere nel modo giusto la visione di Gesù. Questo è vero, però non è il motivo di fondo. Potuto prendere, perché vuole che si tramandi da diciamo, se siano le persone a tramandare la testimonianza. Gesù viene diciamo diffuso dalla Chiesa, viene tramandato. È questo, insomma, questo è l'apostolato. Cioè, e perché? Scusa, non era più comodo che Gesù, una volta risorto, come appare alla Maddalena, appare a tutti quanti, magari Gianluca appare a Gianluca, guarda Andrea appare a Andrea, perché non ha scelto questo metodo qui di apparire persona per persona? Questo non esclude che Gesù è continua ad apparire anche oggi a delle persone, continua ad manifestarsi, ma solo ad alcuni, perché? E non a tutti. È così, perché la Chiesa, ma perché è la Chiesa? Perché Gesù ci salva attraverso la nostra umanità. Questo è il mistero dell'incarnazione. Dio salva l'uomo attraverso l'uomo. Dio non ci salva con una dottrina, non ci salva con un'etica, non ci salva con una bacchetta magica, ci salva attraverso l'umanità di Gesù Cristo. E poiché Gesù Cristo è un uomo vero, è chiaro che quello che ha fatto Gesù Cristo 2000 anni fa deve essere dilatato nello spazio e nel tempo dall'uomo e da nessun altro che dall'uomo. Dall'uomo chiaramente innestato in Cristo, dall'uomo che è vivificato in Cristo, dall'uomo che è cristificato, che è salvato. Allora l'uomo salvato, che è un cristificato, deve essere occasione, momento, causa di salvezza per i suoi fratelli. Allora capite, il cristiano non è un salvato che, essendo stato tuo salvato, sta a rendere gloria a Dio la mattina, sì, farà anche questo, ma il salvato che si scopre salvato, l'uomo che si scopre amato da Dio, che si scopre rinato in Dio, è uno che a sua volta diventa mezzo di salvezza per i suoi fratelli. Questo è anche il senso della frase: beati coloro che credono pur non avendo visto. Quella lì è una premessa, ma il contenuto è proprio questo, che Gesù Cristo è la punta di un iceberg, e l'iceberg siamo tutti quanti noi, però quello che fa quella punta lo dobbiamo fare ciascuno di noi, non solo io che lo dice, che lo dico. Per esempio, Giovanni, lo stesso autore, no? Nella sua prima lettera, guardate al capitolo 3, come dice così: fratelli, si sta rivolgendo ai cristiani, ai membri della sua comunità, e dice così: fratelli, considerate quale ineffabile amore ci ha dimostrato il Padre nel far sì che noi siamo chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Chi è il figlio di Dio? È Gesù Cristo, è il figlio di Dio, è lui stesso Dio. Chi vede me vede il Padre, e il Padre siamo una sola cosa. Essere innestati in Gesù Cristo significa diventare suoi fratelli, significa diventare figli di Dio. E allora, se Gesù Cristo, in quanto figlio di Dio, è segno di salvezza per l'uomo, noi, quando diventiamo figli di Dio come Gesù Cristo, dobbiamo essere a nostra volta segno di salvezza per i fratelli. Tanto è vero che Giovanni non dice solo noi siamo figli di Dio.
Dio e lo siamo realmente, ma dice noi siamo figli di Dio, lo siamo realmente e siamo chiamati figli di Dio. Che significa essere chiamato figlio di Dio? Nel linguaggio semitico significa essere riconosciuti figli di Dio. Io sono chiamato figlio di Dio perché gli altri mi vedono figlio di Dio, mi sentono figlio di Dio, mi riconoscono come figlio di Dio. E allora in quanto figlio di Dio io divento occasione di salvezza per gli altri. E ancora, sempre Giovanni, nel suo Vangelo, al capitolo 17, poi speriamo di arrivarci l'anno prossimo, scrive così: e la gloria che tu mi desti io l'ho data a loro, loro sono i discepoli, affinché siano una cosa sola come noi siamo una cosa sola, io in essi e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato. Il mondo ha la possibilità di conoscere che c'è un inviato, che c'è stato Gesù Cristo, che c'è una salvezza, non perché ci sono delle manifestazioni miracolose particolari, ma il mondo lo può conoscere perché ci sono dei credenti, perché diceva prima, ha dovuto Andrea, eppure ha dovuto lui, è la Chiesa, è la capacità di essere Chiesa, di fare in Chiesa, che è l'unico metodo, è l'unico modo per poter evangelizzare, per poter far vedere Dio, Dio non lo si può far vedere con i miracoli, con la teologia, con le parole, con la scienza e così via. Noi lo possiamo far vedere solo ed esclusivamente attraverso il nostro essere Chiesa. E il dramma di oggi nei nostri paesi occidentali, in Europa, nel Nord America, in Australia e così via, è che la Chiesa non esiste più. Esiste la religione cristiana, ma non esiste la Chiesa. Perciò noi abbiamo una difficoltà enorme a trasmettere tutto il Vangelo. Mentre nei paesi dove esiste una comunità cristiana, perché ci sono i missionari, che sono veramente dei credenti, sono veramente dei convertiti, veramente, praticamente, creano altri convertiti, altri credenti, si forma la comunità cristiana e il cristianesimo lì è in ampia espansione. Voi vedete che in Africa, nell'America meridionale, il cristianesimo si espande, non perché là c'è stato spirito e qui no, non perché quelli sono buoni e noi siamo cattivi, non perché loro sono dove intelligenti e noi siamo ignoranti, ma perché lì c'è la Chiesa, lì c'è la comunità, e qui invece nel migliore dei casi c'è il culto, ci sono i templi, c'è l'organizzazione, c'è la religione cristiana, io, di cui oggi giustamente la gente non sa proprio più che cosa farsene. Questo stesso discorso viene fatto pure da Matteo in termini più comprensibili. Quando viene fatto da Matteo? Questo discorso che fa Giovanni, no? Sia una sola cosa affinché il mondo creda, siate figli di Dio affinché vi riconoscono come figli di Dio. Quando è che Matteo lo fa? Nessuno ha fatto il Vangelo di Matteo con me. Chi? Chi? Allora Paolo lo faccio. Mi fa alla fine quando dice andate, battezzate. No, quella è la conseguenza. Quando lui ha fatto la luce, non va tenuta. Com'è? La luce bella, non va tenuta nascosta. Bravissima. Voi siete la luce del mondo. Guarda, se Gesù avesse detto sforzatevi di essere la luce del mondo, cercate di essere la luce del mondo, avrebbe detto, fatto un invito, un'esaltazione, voi cercate come di essere buoni, di essere generosi, di essere con le vostre, sforzandovi, crescendo, camminando verso Dio. Ma Gesù non dice niente di tutto questo, dice voi siete voi, con tutti i vostri limiti, con le vostre negatività, con le vostre insufficienze, con le vostre inadeguatezze, voi, così come siete fatti, siete la luce del mondo. Perché? Perché Dio è luce. Gesù Cristo è luce. Chi accoglie Gesù Cristo pur è sempre rimanendo ad amare, cioè creda, porta una luce come in questo vaso di credo di una lucerna. Allora ognuno di noi è luce non perché noi con i nostri meriti, con le nostre qualifiche, con le nostre capacità siamo luce, ma ognuno di noi è luce perché accogliendo Gesù Cristo accoglie la luce
Di sopra che cosa ci può mettere? Solo quello di tenere la lampadina come dietro la lampadina pulita. Fare in modo che questa lampadina possa trasmettere quella luce che non siamo noi, perché è Gesù Cristo. La Chiesa tutto questo cerca di farcelo capire con un segno, proprio nella vigilia di Pasqua. Quando dura la vigilia di Pasqua, si accende il cielo pasquale, quel cielo rappresenta Gesù Cristo. Ognuno di noi poi ha una candela in mano, ma sta candela non se la accende con il suo, perché nessuno di noi può diventare luce, ma ognuno, ma c'è un diacono che accende la candela al cielo. Poi sta candela, dove la porta, dove allora io accendo la mia, poi con questa candela accesa, io accendo quello che sta vicino a me. Capite qual è il meccanismo? Ma non sono luci diverse, è un'unica luce, è quella che sta camminando dove tu accendi, che è Gesù Cristo, e ognuno poi attinge a questa luce, e attingendo a questa luce diventa lui stesso luce. Però Matteo non dice solo voi siete la luce del mondo, e la luce non la si accende per metterla sotto un moggio, ma perché faccia luce a tutti quelli che sono nella stanza. E poi subito dopo che dice? Risplenda comunque le vostre opere davanti. No, non è il lievito. Voi siete la luce del mondo, è il sale. Voi siete il sale della terra. Se il sale perde il suo sapore, a che cosa serve se non ad essere buttato via e calpestato? Idro, che cosa significa non essere sale e perdere il proprio sapore? Qual è il sapore del sale? Come la nocciolina. Se il sale è il cristiano, qual è il sapore del cristiano? Il Gesù Cristo. Lui l'ha detto la risposta un po' genericamente, dovrebbe essere un po' più precisa. Cioè noi cristiani abbiamo un sapore che non è il fatto che noi siamo religiosi o siamo dei buoni, che siamo praticanti, perché andiamo in chiesa a messa la domenica, perché facciamo la comunione, cioè ogni tanto ci confessiamo, facciamo qualche opera buona e così via. Questo lo fanno tutti quanti, e qualche seguace di altre religioni forse lo fa pure meglio di noi, perché quelle persone tante che hanno simpatiche a me, per esempio i musulmani, chi lo vede 5 volte giorno, fanno l'elemosina, stanno per un mese sana senza mangiare bene, riuno dopo fanno il Ramadan, ma continua per me a essere la merda della terra, non il sale della terra. Eppure sono religiosissimi sotto ogni aspetto. Quei farisei a cui Gesù dice guai a voi, ipere, sarebbe meglio che non li cassano una funa in carne, queste sono le parole violente di Gesù. Quei farisei erano gente che stava la mattina a sera in una sinagoga qua a picchia in mano a pregare, a cantare e accompagnare bene. Che significa avere il sapore, essere il sale della terra? Qual è il nostro sale? Essere chiesa, sale. Essere chiesa. È pieno, è... Essere testimone della resurrezione. Il nostro sapore è che noi siamo risorti con Gesù Cristo. Se non c'è la resurrezione, il cristianesimo non significa proprio niente. Niente, una religione accanto alle altre, che forse ci hanno da dire meno di quanto dicono le altre. Il sale, il significato, il senso ultimo e profondo, il fondamento del cristianesimo è Gesù Cristo risorto. E allora noi o siamo testimoni della resurrezione o non serviamo assolutamente a nulla, siamo come il sale che è buono solo per essere buttato via da dove è calpestato. Allora capite che senso ha essere dei bravi religiosi se poi noi siamo totalmente improduttivi per noi stessi e per gli altri. Se noi siamo totalmente aridi per noi stessi e non per gli altri, se noi non riusciamo a trasmettere ai nostri fratelli il senso della risurrezione di Gesù Cristo, che si sta dicendo dopo Gesù come risposta a Giuda che gli pone quella domanda? E questa è la prima considerazione. Una seconda considerazione è che noi non possiamo assolutamente pensare che l'ultima cosa volevo dire, il fatto che Gesù Cristo si manifesti a noi discepoli o con dei fatti particolari, per esempio tra noi ci sono delle persone, ma non c'è Stina stasera, ma c'è sta per esempio Alessia,
e anche altri che potrebbero dire, comunicarsi, noi fossimo un po' più comunità, delle cose molto 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 particolari, molto molto importanti di questo Gesù Cristo che si manifesta in un certo modo. Però questo lo fa sempre perché come segno di una presenza presso tutti quanti, per farci dei testimoni, diciamo così. Questo non esclude che alla fine dei tempi, nell'eternità di Dio, ci sarà veramente poi la manifestazione totale del Cristo. Quando tutto il Vangelo sarà stato annunziato ad ogni uomo e quando ogni uomo dell'umanità, ogni figlio di Adamo, sarà stato posto in condizione di poter optare o meno per Gesù Cristo, allora avremo una manifestazione totale del Cristo vittorioso. Questo ce lo dice l'Apocalisse, che è un testo estremamente difficile. E, per esempio, io ve l'hai comprato, sarebbe meglio non leggerlo, perché se uno poi non lo capisce, l'Apocalisse, guardate, per esempio, il capitolo 19 dell'Apocalisse, vedete come viene descritta questa manifestazione finale del Cristo. Poi vidi il cielo aperto. Il cielo aperto dove significa io sono entrato nella dimensione della trascendenza. I cieli due, nel linguaggio biblico, Shamahim, significano la trascendenza di Dio. Quindi io, pur restando nel corpo, pur restando nella storia, sono stato immerso nel mistero stesso di Dio. Ed ecco apparire un cavallo bianco. Chi stava sopra è chiamato il fedele, il verace. Egli giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono come fiamma di fuoco, sul suo capo il suo capo cinge molti diademi e porta scritto un nome che nessuno conosce se non lui solo, è avvolto da un manto tinto di sangue e il suo nome è il Verbo di Dio. E gli eserciti celesti lo accompagnano sopra cavalli bianchi, vestiti di bisso candido e puro. Dalla bocca gli esce una spada acuta per colpire le nazioni, è lui che le governerà con verga di ferro, è lui che calca lo strettoio del vino della furibonda ira di Dio onnipotente. Egli porta sul mantello, sul fianco, scritto un nome, Re dei Re, Signore dei Signori. Chi è questo Re dei Re, questo Signore dei Signori? È Gesù Cristo, il tuo risorto. Chi avete capito questo brano? È un'immagine di tipo talebanico, no. È un'immagine terribile, con un vestito di sangue, con la spada di un mano, con la verga di un di ferro che colpisce le nazioni. Dalla bocca. Come? La spada è dalla bocca. Come? La spada che esce dalla bocca, insomma. Però tutto ci fa capire che questo qui è il Re dei Re, il Signore dei Signori, quindi è Gesù Cristo, che si manifesta universalmente a tutti quanti, a tutti i popoli, a tutte le nazioni. Che cos'è quel mantello, secondo voi, quel mantello dopo tinto di sangue? Quello dei martiri. Pagati. È l'umanità di Gesù Cristo. Il sangue è il fatto che Gesù, pur essendo il risorto, pur essendo nella gloria, quindi pur essendo ora nella trascendenza di Dio, egli non cessa minimamente di essere il figlio di Maria, quell'uomo che è stato visto in Palestina 2000 anni fa. Quindi dove c'è quel mantello di fuoco ci fa capire che è Cristo risorto, c'è questa discontinuità per cui ora egli ha un corpo dopo che è totalmente diverso dal nostro e anche noi avremo nella resurrezione, ma al contempo c'è continuità, egli è veramente quell'uomo dopo che è stato visto dagli apostoli, che ha mangiato con loro, come così via. Che cos'è la spada? La parola. È la parola di Dio, una spada a doppio taglio. Per cui questo Gesù che viene significa che egli continuerà ad annunciare il Vangelo di salvezza fino all'ultimo. Cioè ogni uomo sarà fino all'ultimo istante avrà la possibilità di appunto salvarsi. I molti diademi che c'ha sulla testa che significa? Il diadema è tipico del re, di uno che ha autorità. Avere molti diademi che significa? Governare sulle nazioni. Significa un potere assoluto, significa che egli è il vincitore assoluto di un sul male. Cioè in Gesù Cristo il male è totalmente vinto, è totalmente distrutto.
quella verga, quella sbarra di ferro che c'è in mano, che significa? Ma è la verga. Come? Ma è la verga in mano, la spada di ferro. No, la verga, è come un bastone di ferro. Che cosa è secondo voi? È praticamente il giudizio ineluttabile. Cioè, questo Cristo che viene, crea tanto di quella luce dentro di noi, che ognuno di noi sarà messo nella condizione di dover scegliere. E l'ineluttabilità, l'inevitabilità di questo incontro è rappresentata dalla spada del ferro. Cioè, prima o poi tutti ci troveremo a contatto con questo Cristo e dovremo fare la nostra scelta a tuo di fuoco. È chiaro quindi questa immagine. Per cui, vedete, quello che dice profetizzato Isaia, quello che Giuda ha chiesto, non è che Gesù ci passa su. Dice, c'è un tempo della Chiesa in cui questo Cristo dove appare e si manifesta attraverso i suoi fratelli, i cristiani, e ci sarà poi la visione tutto finale. È chiaro che tutto questo. Naturalmente, in questo Gesù, in questo Giuda davvero, noi non possiamo vedere solo il personaggio storico che nel cenacolo ha fatto la domanda a Gesù, sicuramente anche un personaggio simbolico, rappresenta tutti quei cristiani che proprio nell'era apostolica si chiedevano, ma perché se voi dite che questo Gesù di Nazareth è il Messia e che è morto e poi è risorto, e perché l'avete visto solo voi e non anche noi? Si fa continuare a fare questo. E la risposta, vedete, la dà Pietro negli Atti degli Apostoli, che poi è la stessa risposta che vi ho dato io prima. Cioè, io non lo posso leggere tutto perché è troppo lungo e dove mi annoiate, però se poi qualcuno ci viene e voleste conoscere, saperne di più, potrebbe leggersi tutto il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli. Sentite come Pietro come risponde a queste persone. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio unse di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale dovunque passasse faceva del bene e guariva tutti coloro che erano sotto il potere del male. Noi siamo testimoni di tutto quello che egli ha fatto nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. E poi continua così. Vedete, Pietro si avvicina a quelli che gli fanno questa domanda, che non credono, però sono interessati a Gesù Cristo. Non va lì e va a dire, guardate, perché non cercate di credere alle beatitudini, beati voi. Non va lì insegnando le preghiere. Non va lì a dire dobbiamo essere buoni, non dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro e compagnia. Non si presenta con un'etica, non si presenta con una religione, non si presenta con dei consigli e così. Che dice Pietro quando avvicina un non credente? Non ci siamo visti. Io sono un testimone di questi fatti. I fatti dovuto solo che Gesù Cristo, se stavolta siamo Gesù Cristo, che ha detto non ha fatto certe cose, che Gesù Cristo è morto ed è risorto. E allora vedete, ritorniamo a quello che vi ho detto io prima. Cioè, o noi nei nostri ambienti, nel mondo dove viviamo, siamo capaci di trasmettere quello, la relazione esistenziale che noi abbiamo con Gesù Cristo, oppure noi non abbiamo niente da dire alla gente. Cioè, o noi siamo capaci di dire alle persone: io ho conosciuto sto Cristo che prima era così e ora sono colì, prima la mia vita era così e poi è diventata colì. E allora la gente ci viene in considerazione e comincerà a chiedere chi è su Gesù Cristo, la voglio conoscere e così via, oppure noi non avremo proprio nulla da dire tutti agli altri. Pensate a una persona come Paolo Brosio, come la Col, che prima conducevano, che stile di vita avevano prima e qual era la loro vita oggi. Sta gente non ha bisogno di andare a predicare devozione, basta solo che manifesti, faccia vedere agli altri come era prima e come è ora, che vada a dire agli altri che cosa è successo, che cosa è accaduto nella propria vita, perché per cui c'è stato sto, capite? Cioè noi dobbiamo andare agli altri a dire, a essere testimoni di ciò che il Signore ha operato nella nostra vita.
Poi, se qualcuno ha pure il dono della profezia, il dono della parola, così, ed è educato, tanto meglio, serve a far crescere, a edificare la Chiesa. Ma a livello di testimonianza, ognuno deve andare a testimoniare quello che Gesù Cristo ha operato nella propria vita. È chiaro questo discorso? E finalmente, un'ultima considerazione che ci viene sempre su questa domanda di Giuda, è una considerazione proprio di tipo letterario. Giovanni, per rendere il suo discorso fluido, per renderlo più di facile lettura, perché altrimenti sarebbe una catastrofe, perché voi vi state accorgendo quanto è difficile il nostro testo, quanto è denso, come ogni parola che dici è necessario andare a scoprire le radici, il contesto e così via, altrimenti non si capisce proprio niente di quello che voglio dire. Allora, per rendere un pochino più scorribile il testo, lui ricorre a sto mezzo letterario, ogni tanto impianta delle domande, degli aperti, in modo che Gesù poi possa continuare il discorso. E la settimana scorsa abbiamo visto Gesù che diceva: se voi mi amate, io verrò dopo da voi, mi manifesterò e così via. Boh, grazie a questo tuo espediente drammatico, diciamo, di Giuda che gli fa la domanda, Gesù continua il suo discorso e dice: Kai pros auton eleusometa, Kai volen para auto poiesometa. E la traduzione e dice: se uno mi ama, se uno crede in me, c'è il discepolo, no? E presso di lui è l'eusometa. Questo qui è il futuro del verbo ecco mai. Prima Gesù ha detto: io verrò presso uno di voi, ma invece utilizza la persona plurale: noi verremo presso uno di voi. Cioè, l'eusometa rappresenta il padre e i figli. Verremo presso di voi e poi esorta, faremo monen. Monen significa dimora. Monen viene dal verbo valenza. Viene, lo so, è pesante. Quando vi siete proprio stancati, dite voi intervenire. Viene dal verbo menen, che significa rimanere. E allora, quando Giovanni lo dice, io il Padre, nello Spirito Santo, quindi tutte e tre le persone della Padre, Figlio e Spirito Santo, verremo presso di voi, faremo dimora, poiché dimora viene dal verbo menin, che significa permanere, il senso è: noi verremo presso di voi e ci resteremo. Quindi il credente, anche se è una persona totalmente inadeguata al Vangelo, perciò questa è una parola di speranza, anche se è una persona che non riesce a realizzare tutto quello che vorrebbe fare, come dice San Paolo, io vorrei bene, però poi non riesco a farlo. Anche se ci scopriamo inadeguati, perché però camminiamo su quella strada di cui abbiamo parlato prima, Dio resta dopo con noi, perché Dio sa di che siamo fatti, sa di che cosa siamo fatti. Quindi è una parola importantissima questa, che dice: se voi siete dei credenti e veramente vi sforzate in chiesa, noi verremo e rimarremo stabilmente dentro. Gesù sta parlando all'ebreo, anzi no, non ebreo, sta parlando già a tutto un gruppo di discepoli, uomini e donne che erano degli ebrei. Quando a degli ebrei di 2000 anni fa si dice di un Dio che resta in modo stabile in un luogo, la dimora, questo ebreo secondo voi a che pensa? Bravissimo, pensa al Tempio. Perché nell'Antico Testamento gli ebrei sanno benissimo che Dio è fuori del creato e quindi non c'è nessun luogo che può contenere Dio, però sa che il Tempio è la dimora di Dio, nel senso che lì c'è una presenza che oggi noi diremmo di tipo sacramentale, c'è una presenza stabile, una presenza reale, una presenza particolare di Dio, ed essi la chiamano la Shekinah, cioè la nube che stava nella parte più interna del Tempio, nel Santo dei Santi. Allora ecco, dopo l'ebreo va al Tempio per porsi alla presenza di Dio, perché nel Tempio c'è Dio. Mo Gesù, dicendo, parlando di resurrezione e parlando di discepoli, cioè di persone che credono nella resurrezione, che cosa dice? Noi verremo e faremo tempio dentro di voi.
Gesù sta dicendo praticamente poi niente di nuovo, perché i profeti avevano già detto da tanti millenni prima, da secoli prima, avevano profetizzato con questo fatto. Per esempio, il profeta Ezechiele, quando parla dei tempi messianici, sentite che cosa dice. Dice, darò a voi un cuore, no, farò con essi un'alleanza di pace che durerà in eterno. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio tempio in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro stabilirò la mia dimora. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E le genti conosceranno che io, il Signore, santifico Israele, quando il mio tempio sarà in mezzo a loro in eterno. Le genti sapranno che io sono, le genti si convertiranno a Dio quando io stabilirò il mio tempio in mezzo a loro. Ma noi abbiamo sempre detto che il Tempio è la persona di Gesù Cristo ed è vero. Con la resurrezione che succede? Che il Tempio si allarga, non è più solo la persona di Gesù Cristo, ma il Tempio è idolo, il Tempio è Gennaro, il Tempio è Paolo, il Tempio è Clemente. E allora, arrivato a questo punto, dobbiamo poi necessariamente leggere una frase di Paolo, un versetto di Paolo della prima lettera ai Corinzi. Perché i Corinzi erano tutte gente che se la strafottiva nel modo più totale, più o meno come i cristiani di oggi, niente di nuovo, proprio di quello che era il Vangelo, e si erano fatte delle loro idee, davano importanza tantissima alle lingue, facevano che le riunioni, l'invocazione dello spirito, il look, il strill, dove compagnia bene, dove si ubriacavano, facevano i banchetti comuni che usavano per ubriacarsi, e per loro che significava essere cristiani. Insomma. E Paolo si rivolge a sta gente che identifica il cristianesimo con certi momenti cultuali e poi vive tutto il resto della giornata come un perfetto pagano, precisamente come noi, e dice così, siamo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 3, dice: non sapete voi che voi siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Ora, se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché è il Tempio di Dio. Quindi, con la resurrezione di Gesù Cristo, accogliendo questo Gesù Cristo, noi diventiamo Tempio, cioè diventiamo l'occasione per i fratelli di poter incontrare Dio. E dice San Paolo, se voi distruggete il Tempio di Dio, Dio distruggerà voi. Non perché siete pagani, voi con tutta la vostra religiosità, con tutti i vostri culti, con tutti i vostri... Ecco, che significa distruggere il Tempio di Dio? Voi siete il Tempio di Dio, se voi distruggete il Tempio di Dio, che significa distruggere il Tempio di Dio? Dividersi. Tutto ciò, quant'è il Dio che Dio abbandona? Nel vecchio Tempio, no? Il Tempio, diciamo, di Israele. Quant'è che Dio abbandona questo Tempio? Quando nel Tempio si stabilisce la idolatria. Ricordate quando gli Asmonei pongono la statua di Giove nel Tempio, Dio abbandona tutto il Tempio. Quando è dopo che Dio abbandona? Quando c'è l'apostasia. E allora ecco che voi siete il Tempio di Dio, ma se voi questo Tempio lo distruggete con i vostri atteggiamenti idolatrici e di apostasia, Dio vi distruggerà. E apostasia non significa solo farsi musulmano, farsi scegliere. Apostasia è anche, e io direi soprattutto, quell'apostasia strisciante che c'è nelle nostre nazioni. E la colpa non è della gente, la colpa è del clero. Perché avendo abituato, avendo sberciato sacramenti a destra e a manca, senza proprio nessuna preoccupazione, senza nessun discernimento, che cosa hanno creato? Hanno creato una società di pagani, che però è cristianizzata, o meglio ancora, è sacramentalizzata. Voi avete sentito l'altro giorno Monti che ha ricevuto quel primo ministro del Qatar? Sì, è venuto in Italia per fare degli affari economici e Monti gli ha chiesto, ma perché finora voi non avete dovuto fare affari con l'Italia? Perché non è le vostre imprese, non sono venute in Italia? Come gli ha risposto? Perché l'Italia è il regno della corruzione. Si è riscaldato Qatar.
E quindi ad un certo punto voi, ma dire l'Italia dove, come no. Da, lascia stare che il cadavere è fatto così. Però è falso o è vero quello che ha detto questo tipo? No, è vero, è vero. Sì, è vero, da tutte le parti così. Non è da altre parti. Da tutte le parti, ma metro nel cadavere. Però c'è un metro nel cadavere, sarà pure tutto tuo corrotto. Ma il cadavere a disposizione da nessun coranima aumento. In Italia noi abbiamo un 92% di persone che teoricamente è stato di Gesù Cristo dentro di sé. Abbiamo un 92% di persone che, a dire del nostro clero, essendo tutti battezzati, comunicati, sposati in chiesa e compagnia bella, dovrebbero essere quasi 55 milioni di templi in cui poter incontrare Dio. Ma se si incontra solo corruzione, è chiaro dunque che questi templi Dio li ha distrutti. È capolissimo, vedete, prega. Chi? Più. Anche Gino, una cosa, quest'ultima definizione, si lega pure al fatto, per esempio, cioè dici la distruzione del tempio, si lega per esempio al fatto della penitenziale come la intendevano i popoli, cioè nella comunità primitiva, cioè apostasia, omicidio, adulterio. Sì, perciò la Chiesa poi, quando ha detto no, ci sono certi tipi di peccati, tutti quanti li facciamo, e purtroppo, dice la Chiesa, dove facciamo dopo delle azioni di pentimento, uno si può anche dire con le lacrime, partecipiamo all'Eucaristia, facciamo dopo la carità ai poveri e così via. Però ci sono tre delitti, non li chiamavano peccati, li chiamavano i delitti, per i quali io Chiesa non posso fare niente, io autorità ecclesiastica non posso fare niente, ed erano l'adulterio, l'apostasia e l'omicidio. E quindi chiaramente, proprio perché si fondavano su sto fatto, cioè l'apostasia, anche l'apostasia non formale, ma di fatto, è quella ad uno peggiore. Va bene. E quindi, che cosa ricavate da queste parole di San Paolo? Non ricaviamo che Dio è uno che ci minaccia. Anche nell'Antico Testamento noi troviamo dei... per esempio nel libro della Sapienza, insomma, è scritto in modo chiaro, siamo al capitolo 2, così ragionano e sbagliano, accecati dalla loro malizia. Essi non capiscono i segreti di Dio, né sperano che vi sia ricompensa per la pietà, né credono che lo spirito dei giusti avrà la mercede. Ma Dio creò l'uomo per l'immortalità, avendolo fatto a sua immagine. La morte entrò nel mondo per l'invidia del demonio e quelli che lo seguono ne fanno esperienza. Cioè, vedete, la Sapienza, San Paolo, Giovanni, tutti ci dicono che la possibilità di perdersi esiste. Non è una minaccia, perché l'ho detto prima, quel Gesù che verrà su un cavallo continuerà a proporre la salvezza fino all'ultimo istante, fino all'ultimo uomo della terra, a tutti. Quindi non è una minaccia. Però è una possibilità che c'è. E guardate che la cosa tragica è che quando la Sapienza, Paolo, parlano di questi fatti, non stanno parlando di i pagani, non stanno parlando, stanno parlando dei cristiani, stanno dicendo voi, cioè voi discepoli di Gesù Cristo, state attenti, perché poi il peccato più grave che ci sia, l'apostasia, non la può fare un pagano, non la può fare un cristiano, l'apostasia non fa solo un cristiano. Non so se è chiaro. E volevo, per concludere, leggervi un brano che ho preso dalla prima lettera di Pietro, il quale dice, ribadisce lo stesso concetto. Dice così: avvicinatevi dunque a Lui, cioè a Gesù Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e pregiata da Dio. E voi pure, come pietre vive, costruitevi in modo da formare un tempio, un sacerdozio santo, per offrire dei sacrifici spirituali e così via. Perché poi continua, cioè, voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione sacra, popolo tratto in salvo, affinché annunziate le meraviglie che Dio ha operato in voi. Non dice voi siete una nazione santa, voi non dice voi siete un popolo non salvato. Perché così ogni domenica poi dovete andare in chiesa a accendere le candele e a fare la messa. Non dice voi siete un popolo di salvati perché voi dovete fare un certo culto o dovete seguire una certa morale. Dice voi siete stirpe santa, nazione
eletta, sacerdozio regale e così via. Perché? Perché possiamo annunziare agli altri le meraviglie che Dio ha operato in voi. E allora ognuno di noi si chiede: quali sono le meraviglie che Dio ha operato in me? Ci stanno queste meraviglie, c'è questo Dio che opera tutto nella mia vita, e se mi scopro che ci sta, io in qualche modo, con tutte le mie limiti, con tutte le mie inadeguatezze, io in qualche modo queste cose le devo dire. Non esiste l'idea del cristiano muto, del cristiano non, è un'idea che non c'è proprio nella scrittura. Ok? Vabbè, sentite, mancano 10 minuti, continuo, ci vogliamo fermare. Dipende. Come? No, completare il punto. Vabbè, arrivare a questo punto, dato che ogni cosa accade sempre, però quando il discorso sarà difficile, perché chiaramente queste parole, soprattutto se lette nel loro contesto del Nuovo Testamento, cioè con riferimenti anche a Paolo, ai sinottici, all'Apocalisse, due così, chiaramente ci mettono in crisi. Dice perché che di noi dove si trova ad essere proprio così come vuole di Gesù Cristo. E allora ecco qui Gesù riprende a parlare dello Spirito Santo e dice così: to paneuma tu agion, lo Spirito, quello santo, o pempesei o pater, che il Padre, o pater, pempesei manderà, en to onomati mu nel mio nome, e che eros, quello i massi didaxi a voi insegnerà tanta, insegnerà ogni cosa. E poi continua dicendo: è lui che vi farà ricordare ogni cosa. Cioè Gesù Cristo sa benissimo che noi, proprio per come siamo costituiti, tendiamo ad essere sempre un poco scudarelli, tendiamo a convertirci, ci presentiamo dal fuoco della conversione, e poi man mano che la vita procede ci facciamo migliare dalla nostra, dalla quotidianità, dall'abitudine, e tendiamo a dimenticare quello che Gesù ha operato da dove noi. È proprio l'azione dello Spirito Santo. I termini che Gesù usa, soprattutto sto verbo, didaxo, che significa insegnare, ci fa capire immediatamente una cosa: che se la Chiesa è segno di salvezza nella storia, per cui non ci si può seguire Gesù Cristo se non si è nella Chiesa, se non si è disponibile ad essere e a fare la Chiesa, senza tener conto i preti sono così, i salesiani sono così, però queste, dopo c'è il Vaticano, c'è l'Ilo, lo Iorano, e come se la vedranno con il Padre Eterno, noi dobbiamo essere Chiesa nella Chiesa. Se dunque la Chiesa è indispensabile per poter seguire Gesù Cristo, se essere Chiesa ha come fondamento la fede in Gesù Cristo, che chi crede in me, e inizia con tutta questa storia che noi stiamo descrivendo, se quindi c'è un problema della fede, perché senza fede non si fa Chiesa, si fa religione cristiana, non Chiesa cristiana, altrettanto importante, altrettanto fondamentale è il problema della intelligenza della fede, è il problema della comprensione della fede, perché se il suo Spirito, che è quello santo, cioè quello di Dio, viene per insegnare, e poi vedremo quali sono i contenuti di questo, è chiaro che non esiste proprio l'idea di smerciare sacramenti, di cristianizzare così, senza avere un minimo di formazione cristiana, che la formazione cristiana è importantissima, è voluta dal Padre, è voluta da Gesù Cristo, è voluta dallo Spirito. Non esiste il cristiano ignorante. A sorella della povera vecchia, che però c'ha la Bibbia, sì, sarà pure vero che Dio è misericordia, ma Gesù Cristo certo che non ci vuole così. Allora l'intelligenza della fede è un problema fondamentale. Prima cosa per spiegare immediatamente. Poi, che cosa altro noi troviamo? Topneuma to agion, lo Spirito, quello santo. Anche qui, ancora una volta, abbiamo un'espressione in cui compaiono due articoli determinativi. L'articolo determinativo in greco è molto, molto enfatico. Quando viene ripetuto due volte, sta a significare che la realtà di cui si sta parlando è una realtà unica, precisa,
individuabile, che non ce ne sono altre. Quindi lo Spirito, quello di Dio, ce ne sono uno solo, lo Spirito Santo. Essendo solo lo Spirito Santo e viene mandato per fare chiesa, con buona pace dei nostri fratelli protestanti, non esiste proprio, ma anche di tanti cattolici che spingono i bremali, lui mi ha suggerito, io ho sentito, sono tutte quante dove bagianate, che non esistono. Perché se uno con lo Spirito, gli chiese non vorrà essere 10.000. Se uno è lo Spirito non vuole trovare strada, 15.000 interpretazioni della stessa Bibbia, come avviene nel mondo protestante. Ma è chiaro che la Chiesa è una. No? Perché lo Spirito? L'altra volta l'ha chiamato il Paraclito, un altro Paraclito, lo Spirito della verità. Ma perché lo chiama lo Spirito Santo? Guardate che questa formula non è di Giovanni, perché lo Spirito Pneumatuatin lo troviamo in Paolo, lo troviamo negli Atti, lo troviamo nei Sinottici. Questo ci fa capire che questa formula non è giovannea, ma appartiene a tutta quanta la Chiesa Apostolica. Quindi è importantissima e dobbiamo cercare di capirla bene. Che significa? Perché lo Spirito, quello santo? È legato a Dio. È legato a Dio, perché nell'Antico Testamento l'unica realtà santa, l'unica fonte di santità è Yahweh. Solo Dio è santo. Non esistono luoghi santi, settimane sante, università sante, gente santa. E solo Dio è santo. E poi si può, in certe situazioni, partecipare della santità natura di Dio. Ma santo è pure Gesù Cristo. Ogni domenica, quando noi recitiamo in gloria, diciamo, tu solo il santo. Quando è che nella Bibbia è scritto, nel Nuovo Testamento, che Gesù Cristo è il santo? Chi lo dice? Chi lo chiama santo? Santo Tommaso. No, scusa. Pietro. Chi? Pietro, sei il santo di Dio. Lo dice Pietro? Ma durante la crocifissione un demonio è Satana, è Satana che si rivolge a Gesù Cristo e gli dice: se tu sei il santo di Dio. E guardate che Satana non sbaglia. Satana usa la scrittura in senso anticristico. Satana è l'icona stessa della menzogna, usa la scrittura in senso antiteico, contro Dio. Ma Satana la scrittura la conosce alla perfezione. E Satana quindi non sbaglia, non vede sopra. E quindi Satana che dice tu sei il santo di Dio, è chiaro che Gesù Cristo è. E allora se il Padre è il santo, se Gesù Cristo è il santo, se Gesù rivelando lo Spirito dice che è il santo, è chiaro che questo Spirito deve essere per forza della stessa origine, della stessa natura, della stessa struttura del Padre. E allora quando nei primi tre secoli la Chiesa ha fatto i concili e ha detto dunque che esiste, che Dio è uno e trino e ha creato la formula trinitaria, questo non è perché si è inventata la Trinità sotto l'azione di Satana, come vogliono i testimoni di Geova, ma la Chiesa, riflettendo su quanto la scrittura rivela, trasforma poi in formula dottrinale, in forma più semplice da imparare, quello che la scrittura ci dice, con buona pace dei testimoni di Geova. Quindi se avete qualche testimone di Genova, rispondete. A me è capitato 4 giorni fa, vicino alla farmacia Ferrere, dove un giovane si è avvicinato, ma io ci ho parlato un po', gli ho detto queste cose, lui si è avvicinato tutto sorridente, le posso dare, un bigliettino vorrebbe leggere, ma io credo in Gesù, ma anche noi crediamo in Gesù. Detto queste cose, ma guarda proprio lì, e dovete essere fuori. Quindi va bene, questo quindi significa tuo santo. L'altra cosa importantissima è quando dice così: lo Spirito Santo che il Padre manda, quello proprio lui mi insegnerà. Quindi Ekeios è un pronome dimostrativo. Ora, poiché topneuma in greco è neutro, mettendo un pronome dimostrativo, questo pronome dovrebbe essere utilizzato all'epoca. Cioè, dal punto di vista grammaticale, avrebbe dovuto dire Ekeinon. Perché invece lo mette al maschile? Perché è una persona. Perché è persona.
E questo l'abbiamo visto anche la volta scorsa. La volta scorsa c'era un pronome però personale. Allora, se l'autore di questo libro parla dello spirito, e in greco spirito è neutro, top lengua, e lui correttamente dice top lengua. Però ogni volta che parla di che cosa è questo spirito, di che cosa fa e come gli avviene, si esprime sempre al maschile, significa che nella psiche, nella mente di colui che sta scrivendo, quando pensa allo Spirito Santo, non pensa alla realtà astratta, non pensa a un attributo di Dio, a una qualifica di Dio, ma pensa proprio a una persona, a un'entità personale, per cui lo Spirito è persona, né più né meno di Gesù e del Padre. Un'altra cosa molto importante, che questo versetto è una sintesi di teologia, il verbo pempi, lo spirito che il Padre manderà. Il verbo tempo significa inviare. In Giovanni è utilizzato sempre, solo ed esclusivamente per indicare Dio, il Padre che invia il Figlio, che invia Gesù Cristo. Quindi il verbo tempo ha un uso tecnico in Giovanni, è strettamente correlato alla figura di Gesù. Mo arriviamo a parlare dello spirito. In tutti gli altri casi, quando si parla di inviare, utilizzi il verbo apostello, non il verbo tempo. Mo come arriviamo a parlare dello Spirito Santo, e Giovanni, l'autore del Vangelo, utilizza lo stesso verbo che ha utilizzato solo ed esclusivamente per Gesù Cristo. Questo che significa? Lui ancora una volta usa un linguaggio che conferma che chi scrive pensa allo Spirito Santo come una realtà totalmente equiparabile al Padre e a tutto il Figlio. Ancora una volta un supporto all'espressione poi trinitaria di tutto di Dio. Un'altra cosa da notare è questa qui. Lo Spirito Santo che il Padre invia nel mio nome. Quindi lo Spirito Santo procede dal Padre nel nome del Figlio. Voi lo sapete la questione degli ortodossi. Gli ortodossi dicono, uno dei pochi punti che dividono gli ortodossi dai cattolici è che i cattolici, quando nel credo dei cattolici è scritto, credono nello Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio. Giustamente gli ortodossi dicono no, chi dona lo Spirito è esclusivamente il Padre. È il Padre che ha in sé la parola, che è Gesù Cristo, e il suo Figlio, che è lo Spirito. Entrambi vengono dall'interno di Dio, e quindi non possono essere anche loro stessi Dio, ma vengono da Dio. Quindi quando gli ortodossi dicono no, lo Spirito procede dal Padre, hanno ragione. Però scusami, posso dirti una cosa? Sì. Su questo punto, se no poi mi sfugge. Però domenica scorsa nel Vangelo c'è scritto che Gesù soffiò su di loro. Se, come dici tu, io pure per esempio l'ho pensato, te l'ho detto, ho pensato a questa cosa leggendo questo fatto qua. Sembrerebbe che Gesù si pone in una circostanza, soffia. Quindi... Sì, però questo spirito che Gesù soffia, quando l'ha ricevuto Gesù? Ho capito, però. E allora non è una cosa che appartiene in prima istanza, non viene da Gesù, viene dal Padre attraverso il Figlio. E la Chiesa, quando ha fatto l'introduzione di quello che i concili hanno stabilito, la Chiesa ha fatto il credo come lo teniamo noi, perché voleva sottolineare proprio questo: cioè lo Spirito Santo, che è indispensabile per essere Chiesa, è un dono del Padre che ci viene ottenuto per i meriti del Figlio. E il Figlio Gesù Cristo, perché i suoi meriti ci guadagnano questa grazia. Allora la Chiesa dice: noi abbiamo lo Spirito Santo e ce l'abbiamo perché il Padre ce lo dona e Gesù Cristo ce lo fa donare. È chiaro? Quindi, intervenendo tutti e due, se il Padre dopo che il Figlio, la Chiesa dice: procede dal Padre e dal Figlio, nel senso che uno ce lo dona e l'altro ce lo fa donare. Però gli ortodossi, secondo me, giustamente dicono: però questo modo di esprimersi. Ma dicono la stessa cosa, normalmente. Fondamentalmente dicono la stessa. Vabbè, ma quelli i veri problemi non sono quelli. Questi sono problemi di lana caprina,
che cattolici ortodossi si sono sempre rimbalzati, perché il vero problema non era la politica, il vero problema è chi comanda. Va bene, allora ragazzi, noi ci vediamo con forza.